Pronto? Sì, chi è? Ah, ciao Franco, sì. Buongiorno, buongiorno. Mi è cantato un buongiorno, ma lascia perdere. E dove vuoi che sia? Sì, sono qua, no? In TV. No, non abbiamo ancora chiuso. Sì, lo so, non ci guarda più nessuno, vuoi che non lo sappia? Magda, scusa, sono al telefono. Cosa? Sì, abbiamo fatto di tutto, guarda, abbiamo provato tutte le trasmissioni possibili. Di cucina, sì. Abbiamo fatto Cucina Benedetta. No, non la Parodi, no, no, no. Cucina Benedetta, avevo due frati che cucinavano. È solo che quelli sanno cucinare solo pane e acqua, figurati, una schifezza. Sì? Sì, abbiamo fatto trasmissioni per bambini. Sì, sport, ma ce ne sono già tanti, sì. Quella sul teatro, abbiamo fatto quella sul teatro, non l'ha guardata nessuno. E cosa vuoi che sia andata? Un fiasco, no? Un fiasco. Ma chi vuoi che interessi la cultura? Ma no, no, no. Politici? Sì. No, ne abbiamo avuti, sì. No, non hanno litigato. Ah, perché tu dici? Ah, tu dici che se litigano in diretta la gente li segue. Ma sai che non ci ho pensato? Mi hai dato una grande idea. Guarda, fra questo devo salutare che ho qui Magda, la mia assistente, che mi sta stressando. Sì, ci risentiamo. Ciao, 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 ciao. Cosa c'è, Magda? Cosa c'è? Mi Cosa c'è? chiamo Silvia, Te l'ho signore. detto un sacco di volte. Silvia non è televisivo, non funziona. Magda. Magda invece fa audience. Silvia, Silvia non vuol dire niente. Cosa vuoi, Silvia? La Cosa vuoi? posta, signore. La posta, la Ah. posta, la posta. La posta, signore. Cosa vuoi che sia? Guarda, bolletta, bolletta, ingiunzione, avvocato. E questa cosa? Vieni qua. Vieni qua. Guarda, fai un'offerta per aiutare Babbo Natale a portare i regali ai Ai bambini bambini poveri, poveri. bello, Certo, eh? perché adesso ci manca solo che chi mi metta a fare i regali a Babbo Natale, come se quello ci avesse bisogno dei... Aspetta, mi è venuta un'idea. Babbo Natale! Babbo Natale. Ma certo, dovremmo invitarlo qui in trasmissione. E poi mentre qui, sul consiglio del mio amico Franco, potremmo farlo litigare con qualcuno che mi ha detto che fa audience, no, questa cosa. Ah. E, non so, potremmo farlo litigare... Potremmo Con farlo chi? litigare, un politico! No, no, Ah! quelli urlano sempre, ormai non li segue più Parlano nessuno. No, troppo. no, un calciatore! Oh, bello, sono No, carini i no, i calciatori. calciatori no, non No, sanno parlare, no. gli devi scrivere tutto. Ci vuole qualcuno nel suo stesso ambiente. Ce l'ho. Babbo Natale e la Befana. La Eh? Befana. Ma certo, li invito tutte e due. Quelli si odiano, un po' sono sicuro, sono due anziani, metti qualche screzio, iniziano a scontrarsi e l'audience anda su e così quest'anno vincerò il premio come miglior presentatore del 2020. E come farà a farli partecipare? Babbo Natale e la Befana. Dirò che è per una raccolta fondi per i bambini, magari per comprare loro dei giocattoli. Ma è una Hai bugia. ragione, poi i giocattoli, no, Babbo Natale, li fai i giocattoli. Per matite e quaderni, eh? Ah. La buttiamo sulla scuola La fa sempre cultura. la cultura fa sempre odias quando si parla di bambini, sempre. Perfetto, perfetto. Allora, adesso bisogna assolutamente che io prepari una mail, no, da mandare a Babbo Natale e non so, gli scriviamo, caro Babbo Natale, ecco, è gentilmente invitata alla trasmissione di Telemeno, è il nostro, per una raccolta fondi per i bambini poveri. Ma tanto non risponde, Babbo Natale. Ma sì, che risponderà, che risponderà. E così questo studio sarà salvo, il mio studio. È un po' come il mio bambino. Ho investito un sacco di soldi.
ma tu lo sai che siamo stati i primi ad avere un sistema con le porte automatiche. Uno schiacciava il pulsante e tutto quanto si bloccava. Uno rischiacciava il pulsante e tutto quanto si apriva. Questo studio, quanto ci ho investito. La Befana, devo scrivere anche la Befana. Allora. Cara Befana, scriviamo le stesse cose, invitate, bla bla bla, bla 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 e bla bla bla. Ecco, inviato. Ma tanto quelli non rispondono. Ma no, rispondono. Quando la metti sulla raccolta di soldi per i bambini poveri, rispondono sempre. Anche solo per dirti non vengo. Guarda, ha già risposto Babbo Natale. Sarei ben contento di partecipare. Perfetto, ci sarà. Adesso aspettiamo la Befana, sai, quelle più vecchie, più anziane, magari. Forse non c'è neanche la mail, magari non la legge lei. Vedremo, dai. E invece ha risposto. Subito. Perfetto. Han detto che verranno immediatamente per registrare la puntata. Senti. Andiamoci a preparare, sistemiamo tutto quanto, che poi così prepariamo tutto il nostro studio e poi prepariamo per la puntata, va bene? Veramente, no? Cosa c'è? Che ci sarebbe ancora da discutere circa i miei stipendi arretrati, ecco. Magda, quante volte te l'ho detto, se andrà bene questa cosa vedrai che tu prenderai i tuoi soldi dei tuoi 12 mesi arretrati. Adesso tutto deve essere perfetto, per cui lanciamo una musichetta e ci andiamo a preparare aspettando che arrivino Babbo Natale e la Befana. C'è più nessuno qua, devo fare tutto quanto io. Tecnici non ce ne sono, siamo io e te, Magda. Tu mi suoni il piano dal vivo e io da qua lancio tutto, le musiche lancio qua. Ecco, guarda, c'è anche... Posso anche accendere quello per gli applausi quando ci sarà il pubblico, va bene? Bello, ecco, bello. Perfetto. Allora, musichetta e via che andiamo a prepararci. Forza. Speriamo bene. Nessuno? Ho trovato la porta aperta e non c'era nessuno. Sono Klaus, Santa Klaus. E vabbè, Babbo Natale, ecco. E io ho trovato aperto, ma non c'è ne... Forse non mi sentono con questa musica, perché... Da dove viene qua? Che con gli anni anch'io sono diventato tecnologico, ecco. Allora fammi un po' vedere, ecco. Dovrebbe essere... Molto bene. C'è nessuno? È solo Babbo Natale, c'era la porta aperta. Forse nell'altra stanza. Scusate! Sono arrivato, sono Babbo Natale! Eccomi qua! La Befana è arrivata! Ma come? Si invita una star come me, non c'è nessuno ad accoglierla. E là! Andrò a vedere nell'altra stanza. Insomma, c'è qualcuno, sono arrivata, sono la Befana! Sono qua! Ho sentito parlare, ero nell'altra stanza, sono qui, c'è nessuno? Insomma, c'è qualcuno, sì o no? Io vado via, ho trovato aperto, ma faccio la... Forse di là, adesso proviamo... Scusate, sono Babbo Natale, io sto... Scusate? Permesso? Ho sentito la voce di un vecchio, dov'è? E non c'è nessuno, di nuovo. E allora... È possibile che qui spariscano tutti. Insomma, sono arrivata, sono la Befana. Eccomi qua e andrò a vedere dall'altra parte. Beh, sono qui. Ho sentito una voce. C'è qualcuno? Ecco, tutto aperto. Magda? Magda? Tutto aperto e se n'è andata.
speriamo che arrivino alla svelta gli ospiti e che questa trasmissione vada come deve andare. Andiamo a vedere di là. C'è qualcuno? C'è qualcuno? C'è nessuno? Ho guardato dappertutto anche... Fermi lì! No! Chi siete voi? No, chi tu? No, tu! No, tu! No, tu! Voi. Tu! Insomma, basta! Io sono il direttore di questo posto, voi chi siete? Calma! Calma, lei lo sa chi sono io? No, ecco. Infatti non lo so, chi è lei? Ecco, io sono Babbo Natale. Chi saresti tu? Io sono Babbo Natale, sono. Ma andiamo, non gli dia retta, direttore. No, io so chi è Babbo Natale. Babbo Natale ha la pancia, Babbo Natale è vecchio e soprattutto Babbo Natale ha una bella barba lunga bianca. Io lo conosco, io. Perché lei chi è, scusi? Ma come chi sono? Io sono la Befana! La Befana, ma che Befana, lo sappiamo tutti che la Befana è vecchia, la Befana, poi la Befana, caro mio, se ne va in giro con i vestiti tutti stracciati, la Befana è brutta col nasone, e fosse bella capirei, ma è brutta questa signorina, sì, non è molto bella, però non è neanche così brutta, dai, insomma, ci stiamo prendendo in giro. Comunque io non conosco nessuno dei due, per cui vado a chiamare la polizia. No, adesso le spiego. Io sono Babbo Natale, ecco, io lavoro una notte durante tutto l'anno, no? E secondo lei io dovrei gli altri 364 giorni starmene chiuso in casa così nascosto a far niente? Guardi, di questi tempi forse sarebbe meglio visto la sua età, eh? Ma cosa c'entra? Comunque nessuno glielo impedisce di uscire. Eh no, e secondo lei... Se mi dovessero vedere, che ne so, in un bar o al supermercato o anche soltanto a fare una passeggiata in centro, cosa penserebbero? Penserebbero che è di nuovo Natale. E per l'appunto! E allora mi chiederebbero continuamente dei regali e che vita sarebbe per me! E così, nei 364 giorni che mi avanzano, mi vesto un po' più moderno, un po' più giovanile, mi taglio la barba e faccio delle belle corse nel parco, faccio. Cos'è che fai tu? Faccio le belle scampagnate nel parco per tenermi in forma. allora è proprio vero che sei un vecchio ricitrullito. Oh, è un vecchio ricitrullito. E tu che dici tanto di essere la Befana? Perché, come fai ad essere la Befana che sei così diversa? Sentiamo. Perché ero stufa di andare in giro con quel brutto nasone e vestita di stracci che tutti si giravano dall'altra parte e si spaventavano. Ma lei non ce l'ha un brutto naso, mi scusi, eh? Certo, me lo sono fatta rifare. Ma si è fatta rifare il naso, e poi sarei io il vecchio ricitrullito, lei si fa rifare il naso e io sono un ricitrullito. Ma... Sono rovinato, insomma, io adesso come faccio? La gente non vi riconoscerà, non capirà che voi siete Babbo Natale e la Befana, come facciamo in trasmissione? No, ma stia tranquillo, commendatore, vedrà che in qualche modo faremo... Tranquillo, durante la sua trasmissione io avrò la mia bella barbona, il capellino rosso, il bel vestitone rosso, una bella panciona finta e vedrà che da casa tutti noteranno il vero Babbo Natale. E ecco, io, dottore, guardi, avrò il nasone brutto e sarò vestita di stracci. Ecco. Sì. Forse può funzionare, speriamo che vada tutto bene. Però... Cosa? Lei ci assicura che noi siamo qui per una buona causa, sì, eh? Sì, noi siamo qui per far del bene ai bambini poveri, Sì, è per una buona causa, per i bambini poveri. Vedrete come saranno felici i bambini. Con i vostri soldi prenderemo dei quaderni, delle matite colorate, così potranno, no? Saranno felicissimi i bambini. Allora io direi che posso andarmi
a preparare. Anch'io, dov'è il mio camerino? Di là, sono tutti di là, prego. Andate. Ma insieme? No, ci sono due camerini separati, prego. Stammi lontano sempre con questo effetto cozza. Effetto cozza è la pancia che mi precede, non allora. È colpa mia se ti sono vicino, vai avanti. Sei vecchia, vai piano. Detto stammi lontano, no? Speriamo che vada tutto bene. Allora, lo studio deve essere tutto quanto a posto, poltrone ci sono, ecco, tra un po' comincia la trasmissione, non c'è rimasto nessuno, io devo far andare anche le musiche. Allora, vediamo, devo lanciare la pubblicità, la pubblicità questa. Ah, ecco, speriamo bene. Pubblicità. È possibile avere un goccino d'acqua? Proprio tu. Ti sei visto allo specchio? Non ti sembra di aver esagerato durante l'estate? Quanti bomboloni alla crema ti sei mangiato? 3-4. E adesso guarda lì che pancia. Ma è finta. Non è vero. Quella pancia non ti resterà per sempre. E infatti dopo la tolgo. Perché so che anche tu ti iscriverai alla palestra in forma. E dove vado io? Col programma Tutto Snell perderai la pancia e diventerai più bello. Sì, dove vado io? Però posso consigliarlo alla Befana. Befana! Oh, qualcuno mi ha chiamato. Non ti chiama nessuno. Ah no, come no, ho sentito il mio nome. La gente si volta dall'altra parte quando ti vede? Vabbè, una volta magari. Perché l'hai fatto? Cosa? Perché ti sei messa quei vestiti orrendi? Ah no, questi sono per la trasmissione. Allora proprio non vuoi piacere? Ah no, al contrario, voglio piacere. Sì. E allora, usa la crema di bellezza Splendor. Con Splendor il tuo viso diventa un amor. Splendor, ma no, lo dico anche a Babbo Natale, Babbo Natale, usa Splendor. Che è? Cosa c'è? Mi avete chiamato? Ehi tu, riesci a sentirmi bene? Non sento bene. Non riesci a sentirmi bene? Parli troppo piano. Non hai superato il test. Il tuo problema è l'udito. Ma che udito? Tu non ci senti bene. Ma io ci sento bene, sei tu che parlavi. Quante volte hai trovato la scusa? Tu parli troppo piano. Ma tu parlavi sottovoce, parlavi troppo piano. Lo so, dicono tutti così. Ma oggi ho per te la soluzione. Ma che soluzione? Con l'apparecchio Amplisuon tornerai a sentire come prima. Anzi, più di prima! Ma così mi fai diventare sordo! Sentito? Già inizia a funzionare. Ampli suono e sentirai forte come un tuono. Ma qua stiamo diventando tutti matti! Ho capito perché hanno chiamato la Befana! Ho capito io, cari miei! Arrivi sempre tardi all'appuntamento? No, sono in orario. Ti sembra sempre di usare una scopa elettrica? No, io uso una scopa normalissima proprio. Ho capito. Ti preoccupa l'inquinamento? È moltissimo. E infatti la mia scopa non inquina per niente. Ma noi oggi abbiamo la soluzione per te. Ah sì? Che cos'è? Una scopa elettrica tipo quella di Harry Potter che sfreccia nel cielo? Velocissima, quella? Niente di quello che pensi, perché è nato Zip. Zip. Lo scooter più veloce al mondo. Lo scooter. La Befana su uno scooter. E consuma con una scopa elettrica. Io non posso andare su uno scooter, io ho bisogno di volare. Quando usi Zip, ricordati di allacciare sempre ben stretto il casco. Il casco? La Befana con il casco? Ma cosa mi hai visto la Befana con il casco? Andiamo! E i fari sempre accesi. I fari? Io non posso usare i fari. Io non, mica sono un aeroplano. Io sono la Befana. Ma andiamo la Befana sullo scooter. Andiamo. Qua, ecco qua. Ah, ormai la pubblicità è finita. Tra un po' si va in trasmissione, Magda, mi raccomando, Ecco, deve essere tutto perfetto, tu ti metti al tuo pianoforte, fai il tuo accompagnamento e io da qua dirigo tutti, ecco qua. Ah, musiche ci sono. Perfetto, la luce funziona.
Accendiamo le luci della trasmissione, così le alziamo un po' per farle andare. Chiamiamo i nostri ospiti, ormai dovrebbero essere pronti. Babbo Natale, Befana, siete pronti? Ecco, vedi, così va bene. Certo, questo è il Babbo Natale che... E la Befana, perfetto, bene. Così vi ricordano e vi conoscono i bambini, molto bene. Accomodatevi, prego. No, se non vi dispiace è il contrario, eh. Befana di qua, Babbo Natale di là. Siamo già seduti. No, possiamo stare. Fidatevi, funziona meglio così. Guarda, cambiatevi di posto. Perfetti. Bravi, cominciamo col piede giusto. Ecco, sì. Perfetto, bene. Siete emozionati? Un po', non sono mai stato così in una trasmissione, ecco. Io non sono emozionata per niente, anzi, qual è il mio lato mio? Guarda che adesso sei la solita vecchiaccia brutta che tutti conoscono. Ma da come parli tu? Allora, adesso lancerò la sigla, e poi dopo via in trasmissione. Mi raccomando, prego, si sieda, giù. Allora, siete pronti? Sigla vi do io, eh? Magda, sei pronta tu? Molto bene, eh? Benvenuti cari amici telespettatori di Telemeno, benvenuti alla nuova puntata di Indovina chi dei due, chi? Cos'è, una trasmissione sulle galline? Sei piuttosto... sui galletti, allo spiedo come te. Ma no, è su di voi. Infatti, come avrete riconosciuto, cari telespettatori, oggi avremo come ospiti il qui presente Babbo Natale, conosciuto anche come Santa Claus. Certo. E... La Befana, ma lei si chiama solo Befana o anche ha un altro nome? No, io un nome d'arte. Sarà qualcosa. Tipo cencio di lana o straccio, ecco. Cencio di lana chi? Sì. Guarda che devi dare il buon esempio ai bambini che ci stanno guardando. Ha ragione la Befana, ha ragione, cari bambini che ci state seguendo da casa, mi raccomando, dovete sempre essere molto educati, soprattutto con le persone anziane. Finiscile comunque. Il mio nome d'arte è Virnaloi, lo segni? Un nome da star. Da star male. Infatti quello che sta male sei tu, guarda lì come tu sei. Che ospiti simpatici, ma si vede, no? Che insomma voi siete amici di vecchia data da un sacco di tempo, vero? Sì. Ma cominciamo da lei, Babbo Natale, non si offenda, cara Befana, solo perché Natale arriva prima dell'Epifania, solo per quello, Caro Babbo Natale, insomma, ci racconti un po' com'è la sua vita, le sue giornate, che cosa fa, insomma, Che non saprei proprio da dove iniziare. Comincio dalla colazione, che quella ti riesce bene. La colazione, inizio dalla colazione. Ma no, guardi in telecamera e dove ci devo dica. Guardare? Guardati i piedi, dove devi piedi? Guardare? Devi guardare lì, no? Dove ci sono i bambini dentro la telecamera. Salve, io sono Babbo Natale, sì, ecco. Vivo in Lapponia, dove c'è freddo e ci sono la neve e le renne, ecco, sì. Vivo in una casetta di legno con le tendine a quadrettini bianchi e rossi che fanno sembrare tutta una bella scatola di cioccolatini. E sempre a mangiare. E dietro la casa
c'è la stalla dove tengo le renne e di fianco il garage dove dentro tengo la mia slitta. C'è la Mercedes. No, no, cara mia, è più preziosa di una Mercedes, perché dovete sapere che la mia slitta è tutta d'oro. E sotto la casa ci sono gli elfi folletti e gli gnomi che insieme al mio fido alabastro lavorano per creare e impacchettare tutti i regalini che i bambini di tutto il mondo richiedono per la festività del Natale, ecco. No, aspetta. Sotto. Sì, sotto la casa. Il laboratorio è sotto? Sì, signori, ho un laboratorio sotto la casa. E li tieni sotto come se fossero in miniera, li tieni. Ma quale miniera? No, no, noi gli elfi ci divertiamo tanto e cantiamo tutto il tempo! Ci racconti questa storia della letterina, come funziona? È molto semplice, i bambini di tutto il mondo prendono un bel foglio di carta e sopra ci scrivono i loro desideri, quello che vorrebbero ricevere, ecco, per Natale. E poi spediscono le letterine in Lapponia, dove vivo, e io ogni giorno le leggo una per una e con una bella matitina rossa marco i regali che devono essere consegnati ai bambini che sono stati più bravi e anche qualcosina a quelli che sono stati meno bravi. Ma voi come fate, come fa a sapere chi è stato buono e chi non è stato buono? Beh, abbiamo i nostri informatori, caro direttore. I genitori ci scrivono per dirci se il bambino si è comportato bene, i nonni, le nonne, le date, tante ci scrivono, o anche da scuola, sì, ci scrivono le maestre, i presidi. Insomma, abbiamo i nostri informatori per sapere se un bambino si è comportato bene durante tutto l'anno. Complimenti a Babbo Natale! Insomma, un lavoro lungo e complesso. E devo dire che è un lavoro bello lungo, tutta una notte in giro per il mondo con la slitta, però, commendatore Chi, non vorrebbe, ecco, nella vita lavorare soltanto una notte. È per questo che ingrassi. Ma che ingrasso se vado a E poi guarda, cara mia, che per vivere in Lapponia dove fa freddo un po' di pancia fa bene per stare al caldo, ecco. Sì, come gli orsi, infatti ci assomigli un pochino, un bel orso, è meglio assomigliare a un orso, cara mia, che a uno spaventapasseri. Spaventapasseri a chi, Prima di scaldarsi tanto, signora Befana, ecco, si accomodi e ci racconti invece lei come passa la sua giornata, come il suo tempo, ecco. Allora, la mia vita è molto simile a quella di Babbone Natale, presente. Allora, io non ricevo letterine. No. E la mia casa è molto più modesta, è più piccola di quella di Babbo Natale. Però anch'io lavoro una volta all'anno. E il resto dei giorni lo passo a creare tanti dolcetti e biscottini per tutti i bambini del mondo. E poi c'è la questione del carbone. In che senso il carbone, scusi? Che una volta i bambini erano buoni e quindi nelle calzette io mettevo tanti dolcetti e qualche pezzettino di carbone. Così il resto del carbone lo usavo per scaldarmi durante l'inverno. Adesso che cos'è successo? Che i bambini sono diventati talmente monelli, talmente discolacci, che io nelle calze metto pochi dolcetti e tanto carbone, e poi non ne ho più per me per scaldarmi, infatti sono sempre raffreddata. Certo, la storia del carbone è importante, i bambini buoni e i bambini cattivi. Certo, ma adesso cos'è cambiato? Ci dica, cos'è cambiato? La vecchiaia è cambiato, per quello che è sempre ammalata, non è mica colpa del carbone, è colpa dell'età. Te lo dico io, è colpa dei bambini. Anzi, se proprio vogliamo dirla tutta, è colpa di alcuni genitori che non sanno educare i figli e
rispettare le persone. Ecco, boh, l'ho detto, c'avevo un peso. Ma questo non è il caso dei nostri telespettatori. Chi ci segue sicuramente saranno dei genitori eccellenti che sanno insegnare l'educazione ai bambini a casa. Continuate a seguirci su Telemeno. Insomma, devo dire, caro dottore, che mi trovo in parte d'accordo con quello che la signora Befana ha detto, sì, perché vede, una volta i bambini erano abituati a scrivere delle letterine modeste, ti chiedevano un regalino, una macchinina, una bambola, a volte un aeroplanino. E adesso? E adesso, caro mio, sono abituati questi bambini a ricevere dei regali tutto l'anno e a Natale fanno le richieste più, come dire, fantasiose. Pensi che stamattina, signorina, ho ricevuto una lettera dove un bambino mi chiedeva in dono un elicottero. Ma telecomandato? No! Ah, no. Vero! Ah, vero! Perché diceva che si stancava ad attraversare la strada per andare a scuola che si trovava davanti a casa sua. Wow. Incredibile, incredibile. Beh, per fortuna con lei non porta regali. Ma la mia situazione non è mica tanto diversa, sa? Eh sì, una volta me la cavavo con due mandarini e qualche caramellina di zucchero. E invece adesso no. Adesso devo preparare i cioccolatini con il cacao amaro e con il cacao al latte e quelli senza glutine e quelli senza olio di palma e quelli senza cioccolato. Ma come un cioccolatino senza cioccolata? Certo, perché il mondo adesso sta andando tutto al contrario. Il latte senza latte, la carne senza carne. E così in casa mia, anziché esserci un bel profumino di biscotti, cioè c'è odore di cavolfiore, E ma quello c'è perché non sei capace di cucinare, dai, diciamolo. Ma tu che cosa ne sai? Ma se c'è puzza di cavolfiore, sai che il cavolfiore... Stai calma, perché il cavolfiore, sappiamo tutti che odore c'ha. Devi cavolfiore... Devi piantare di dirla così, ma non è vero. Non sarai capace di... Sei mai stato... Professore, cos'è questo rumore? Professore, no. Avete sentito questo gong? È il nostro segnale. Da questo momento comincia il nostro gioco per i telespettatori. Te la suono e me la canti. Ma io non picchio nessuno. No, caro mio, io non sono mica venuto qui per giocare. Cos'è questa cosa del gioco? È una cosa che piace molto ai nostri telespettatori. Praticamente io vi lancio una musica e voi dovete indovinarla. Ma dove la lancio? Ma no, è modo di dire. Io vi faccio sentire una musica e voi dovrete indovinare il cantante e il titolo del brano. Però prima, ecco, partirete da questo segno qui, dovrete correre fino a questo attrezzo sonoro, quando sentirete il via, io metterò un suono, voi partite, il primo che suona mi darà la risposta e chi avrà raccolto più risposte vincerà il nostro premio speciale. E che cos'è? Che cos'è? È una sorpresa. Preparatevi. Ecco. Non barare tu. Se c'è da correre, vinco. Io sono allenato. Ma figurati con questa pagina. Siete pronti? Sì. Andiamo con il primo brano. La Befana vien di trullala. La Befana trullala canta Gianni Morandi. Complimenti, risposta esatta. Un punto per la Befana. Benissimo, benissimo. Cominciamo molto bene, cari telespettatori da casa, con il nostro gioco. Pronti con il secondo brano. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know. Where the tree tops
White Christmas. Bianco Natale canta Fred Bon Gusto. Esatto! Abbiamo subito pareggiato, un brano a testa, bravissimi i nostri concorrenti, sono proprio tenaci, agguerriti, pronti per il terzo brano? E vogliamo? E via! Questo è facile. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Leggevo le mani e la faccia. Poi d'improvviso venivo dal vento. Del blu, dipinto di blu, canta Domenico Modugno! Esatto! Un altro punto per la Befana! Qui la gara si fa sempre più interessante, pronti, pronti con un altro brano! L'uomo ragno 8 8 3. Esatto. E sono proprio tre le risposte esatte della signora presente. Sono tre. E forza Babbo Natale, forza. Posso? Deve riprendersi, eh? C'è ancora tempo, ancora tempo. Concentrato, pronto con il prossimo brano. E via. Sopra di me copre tutto col suo oblio. In questo remoto regno la regina sarà io. Ormai la tempesta nel mio cuore irrompe già. Non la sai. Da Frozen all'alba sorgerò e andiamo! Complimenti Babbo, bravissimo, bravissimo, un punto a tuo favore, possiamo ancora farcela Babbo, forza, non molliamo, non molliamo! Andiamo, pronti? Pronti per il secondo brano? L'ho solo fatta grossa, spevato di corsa. È tutto un copicolla, la moda ci controlla, sparisco tra la folla. Potrei ballare come bolle, cantare di felicità, fare gli incassi di Zalone. E invece sono ancora qua. E cerco un posto fresco e prendo qualche abilità. I limiti della legalità. Faccio quello che voglio, faccio quello. Fabio Rovazzi, faccio quello che voglio! Esatto! Un ottimo pareggio, 3-3, il prossimo brano deciderà la vittoria! Mi raccomando, concentrati, concentrati, cari ospiti, pronti per l'ultimo brano della gara. Tremonta. Thank you.
sbagliato strada. Accidenti, questa era facile, potevo vincere. Allora, guarda che non ho Poppy Popato. Allora vai, sei arrivata prima. Poppy no. Ma la sai? È molto facile per fare anche... Da chi è che lo conosce questo pezzo, ecco? Visto che la sai, e visto che è molto facile, guarda, cosa? Babone, te la cedo. No, Befana, guarda, io non voglio vincere, Barando, sei so, arrivata... È Natale. Ma sei arrivata prima tu, lascia buoni, stare. No? E tu la sai. No, Poppy Patu. Ed è così facile? È molto semplice. Ha suonato lei, babbo, quindi deve rispondere lei. E sentiamo qual è questo titolo. Che non è una canzone, è una composizione. Questa è una composizione. Non canta nessuno ed è composta da... Non è una pecora. Chi la... diciamo che inizia con so. Non lo so. E non mi lasci altra soluzione, babone. La sai neanche te, hai fatto tanto la sapientona. Ma insomma... Numero 2 Sostakovich. Esatto! E vince così la Befana! Il gong ci dice... Cosa ho vinto, vostro onore? Ha vinto una fornitura vita di lamette da barba! Bene! Puoi tagliare i baffi così! Adesso andiamo un attimo in pubblicità, ma voi restate con noi sul telemeno con chi dei due! A presto, restate con noi! Uno non vince mai nulla, per una volta che vince... E stacca! 2 minuti e si ricomincia, eh? Hai visto come sta andando Magda? Sta andando esattamente come dicevo io, questi si stanno azzuffando. E ben presto adesso li scateno, vedrai, sarà un litigio continuo. E poi così da casa ci vedranno, saranno contenti, ci seguiranno. E io vincerò il premio presentatore dell'anno 2020. Un anno fortunato. Finiremo nei guai sicuramente. No, Magda, su con la vita, sorridi ogni tanto. Ogni tanto devi sorridere. Vedrai che andrà tutto bene, lascia fare a me, fidati. E magari così avrai i tuoi soldini, fidati. Bravi, state andando proprio bene. Bravi, Mi raccomando, continuate così, Per i bambini poveri da casa, Mi raccomando, brava Befana, così, certo, eccolo là, però, siamo pronti allora? Ecco, adesso troppo finisce la pubblicità, partiamo con la sigla, ecco, e vi do io il segnale. Allora, stacchiamo questa. Pronti con la sigla? Sì. E via. Cos'è? Cosa è successo? Dobbiamo andare via questa e via con la sigla. Bentornati in studio con noi su Telemeno, con chi dei due? Con i nostri ospiti, Babbo Natale e la Befana.
Ecco, eravamo giusto qui che ci stavamo chiedendo come stava andando la cosa. Ma a lei, signora Befana, ecco, a lei, signora Befana, non dà fastidio in fondo che arrivi sempre prima Babbo Natale, no? Che ci sia prima lui e che ci sia prima Natale, poi arriva Capodanno, che quando arriva lei, insomma, si sa l'Epifania, tutte le feste porta via. Guardi, signor giudice, allora, io non ho scelto la data. Mi è stata data la data. Certo. Per me l'importante è far felici i bambini, ecco, non mi interessa. Poi diciamocelo, il Natale è una festa dello spreco, perché i bambini ricevono molto spesso dei regali inutili. E quindi poi passano le feste, mangiano, bevono, stanno in compagnia, sono felici, però a un certo punto che cosa succede? Succede che devono tornare a lavorare i genitori, devono tornare a scuola i bambini e quindi diventano tristi. Ma arrivo io con i miei dolcetti, con le mie calzette e li rendo felici almeno per un giorno prima di ritornare alla vita di sempre. E quindi diciamocelo, Babbo Natale li rende tristi, io li rendo felici, e viva la Befana! Brava la Befana, brava! Ma lei, Babbo Natale, è d'accordo? Assolutamente no! Certo. Da che mondo è mondo, tutti sanno e conoscono la festa del Natale come una festa dei doni, dell'amore, degli altri. Ecco, la qui presente signora Befana ha perso l'ennesima occasione per non fare una brutta figura. Ecco, del resto, direttore, lo sappiamo tutti che essere l'ultimo delle feste brucia, la signora Befana è invidiosa! Ma non sono invidiosa, ma figurati se devo essere invidiosa di te, ciccione, che non sei altro. Io sono migliore, perché io i bambini li rendo felici, tu li rendi tristi. Ecco, diciamoci la verità. Ma quale migliore se sei dovuto rifarti il naso per sembrare... Ma che cosa c'entra questo, rifarmi il naso? Tu sei bugiarda, ma è vecchia e bugiarda. Tu vuoi fare così per fare la star? Cos'è successo? Cos'è successo, Eminenza? Dottore? Deve essere andata via la luce. Lo vediamo, no? Però come è andata via la luce? Perché lì in fondo le altre case sono illuminate. Ma non ci posso credere. Cosa? Ma non ci posso credere, gli avevo detto di aspettare un giorno, domani, non oggi, me l'hanno staccata. Ma quindi lei lo sapeva? Cos'è, per caso non ha pagato le bollette? Secondo lei io avevo i soldi per pagare le bollette? Secondo lei, se avevo questi soldi adesso, quando voi siete entrati, non trovavate qualcuno all'ingresso? Non c'era qualcuno nei camerini, invece trovava solo noi due? Io pensavo voi lo aveste fatto per non farlo sapere a tutti quanti, certo, che noi stavamo venendo qui, ecco. No, questa TV ormai sta chiudendo, sta saltando, ormai non ci ascolta, non ci vede più nessuno, e allora ho pensato di invitare voi, che almeno così, facendovi litigare un po' in trasmissione, il pubblico ci avrebbe seguito e sarebbe tornato a frequentare, a vedere i nostri programmi. Invece ma stia calmo, che se la faccenda è così come dice lei, la colpa non è di certo nostra. No, infatti. No, è anche vostra. Che voi dovevate salvare questa TV e invece adesso è saltata la luce e non potete più aiutarmi, eh? Quindi aspetti un attimo, quindi non stiamo raccogliendo i soldi per i bambini poveri? Vabbè, per i bambini poveri quasi, per uno povero, io per salvare questa trasmissione. No, ma non si TV. Fa, ecco perché ci faceva tutte quelle domande e ci continuava a mettere in discussione, continuavamo a litigare. Guardi che non c'è mica voluto tanto, sa? Perché voi due vi siete iniziati a beccare appena entrati, quindi io ho soltanto acceso un po' la miccia, ma poi avete fatto tutto da soli. Vabbè, senta, adesso io me ne vado, perché qui io non ci sto più. Oh. Sì, anch'io vado via immediatamente da questo posto, via. Non potete andare via. Figuriamoci, prendo la porta, vado via. Pensa sia facile, non si può prendere la porta e andare via, perché qua è tutto chiuso ermeticamente con l'elettricità, andando via la luce non si apre più niente. Beh, ma ci sono sempre quelle cose, le maniglie, le cose antipanico per andare via, dai. La maniglia si è rotta l'anno scorso e non avevamo i soldi per ripararla, per cui senza luce di qui non si muove nessuno. No, aspetti.
Vuol dire che noi siamo chiusi qui dentro e non possiamo uscire. No, non possiamo uscire, non possiamo uscire, e credo che la cosa sarà anche abbastanza lunga, perché si sa, sotto le feste ne lavorano in pochi, non lavora nessuno, qua secondo me fino al 6 gennaio non si vede nessuno e voi prima del 7 gennaio di qua non uscite. Ma figuriamoci, per il 7 gennaio io devo consegnare le mie calzette ai bambini. No, io devo preparare i regali, bisogna che usciamo di qua subito. Mettetevi il cuore in pace, adesso vado a fare qualche telefonata, ma non prometto niente. Ecco, Magda, vieni con me, vediamo cosa riusciamo a fare. Ma dove sta andando? Ma io devo preparare i dolcetti e le calzette con dentro tutto il carbone. Devo preparare tutti i dolcetti, io ho bisogno di tempo, non sono mica come Babbone Natale che ha a disposizione degli elfi. Adesso cosa penserà Alabastro quando non mi vede sola, tornare? Non posso mica contare su qualcuno, sono completamente da solo, mica come questo qua. Sarò qui fino al 7 gennaio, ma siamo pazzi, siamo... Befana. Cosa vuoi? Secondo me... Aveva ragione il presentatore. Riguardo che cosa? Quando diceva che non abbiamo fatto nient'altro che punzecchiarci tra di noi, ecco. C'aveva ragione, sì, hai iniziato tu, hai iniziato. No, è sempre te quello che inizia, che c'ha sempre delle cose da dire. È facile per te dire così, ma tu mi hai dato della spaventa passa. Ma che spaventa passa, lì non fai altro che darmi del ciccione. Sei vecchio, non è colpa di... Ecco, hai visto? Lo stiamo rifacendo. O non ce la facciamo a non litigare più forte di noi. Pensa cosa avranno creduto i bambini che ci stavano guardando a casa nella televisione. Avranno creduto che bisogna litigare per farsi capire. Se hanno visto che noi litigavamo, che siamo il Babbo Natale e la Befana, avranno pensato che allora anche loro potevano comportarsi così, ecco. Babbo, abbiamo dato un pessimo esempio. Non possiamo lasciare i bambini con questo sentimento. Dobbiamo far qualcosa, Befana. Come facciamo? Siamo qui richiusi fino al 7 di gennaio. Ma stiamo scherzando. Bisogna che facciamo un patto, Befana. Ascoltami. Se riusciamo ad uscire di qui prima del tempo... Ci daremo una mano a vicenda, va bene? Tu mi aiuterai con i pacchettini di Natale e io ti aiuterò con i cioccolatini, con i mandarini e il carbone con la mia slitta, d'accordo? Assolutamente, però babbone, basta litigare, basta, che non se ne può più, veramente. Abbiamo dato un pessimo esempio, adesso i bambini penseranno che per ricevere i regalini devono litigare come abbiamo fatto noi. No, non è possibile. Dobbiamo fargli cambiare idea, dobbiamo fargli capire che loro sono la cosa più importante. La buona educazione. Promesso? Dobbiamo fare un patto con una promessa. Dito, ma... Promesso! Ecco, fatto, tutto risolto, tutto risolto, per fortuna, quelli dell'elettricità ci stavano seguendo da casa, erano interessati alla trasmissione, quindi si sono adoperati, dovrebbe tornare la musica e la luce tra pochissimo. Visto? Perfetto, mi raccomando, tutti ci stanno seguendo da casa, tutti ci stanno guardando, non mollate, continuate in quello che stavate facendo. Continuiamo con quello che stavamo facendo. Perfetto, Magda sei in posizione, riprendiamo con la sigla, ecco, e poi via che si parte, Ti do io il via, 3, 2, 1, vai agguerriti, mi raccomando, tutto risolto, la gente via.
Bentornati, bentornati cari telespettatori. Siete così tanti a guardarci che avete mandato in tilt il sistema ed è saltato tutto quanto, ma non preoccupatevi, siamo sempre qui con i nostri ospiti, Babbo Natale e la Befana. E stavamo discutendo su chi dei due sia più importante dell'altro. E mi rivolgo alla Befana, secondo lei chi dei due è più importante? Allora, dottore. Dottore. Diciamo subito una cosa fondamentale. Il Babbo Natale, qui presente, bisogna proprio dire che sia una persona speciale, è il più bravo del mondo, Babbone Natale, bravo Babbone, bravo, bravo Babbo. Ma sta facendo l'ironia, lo sta dicendo per prenderla in giro, Babbo Natale, se ne accorge, sì? No, sì. Assolutamente no. No, caro avvocato, vede, lei, queste parole vengono e provengono da una persona importante quanto me. In queste care festività natalizie, vede, il problema, caro mio, non è chi è più importante tra me e la signora Befana, il problema è che stiamo dimenticando chi veramente è importante e la cosa più importante sono i bambini che a casa ci seguono, loro sono il nostro primo pensiero. Certo, i bambini. In fondo anche lei è stato bambino. Signor presentatore, che cosa sarebbero state le sue feste senza tutti e due, senza Natale, senza Epifania, andiamo! Ma io non capisco perché non litigate più come prima, E così la mia trasmissione non andrà più bene, no? Ma caro mio, non è colpa nostra se lei ha smesso di credere nella bontà del Natale, se lei smette di credere in questa cosa fondamentale, si è già rovinato in partenza, se lo faccia dire. Già. Ma no, io così sono rovinato, voi dovete continuare a litigare per la mia trasmissione, non potete smettere, vi prego. Ma noi non possiamo continuare a litigare, no, noi adesso dobbiamo andare, vero Babbone? Dobbiamo consegnare dei regali, vero? Io ho molte cose da preparare, caro il mio direttore, ho bisogno di andare, la saluto, stia bene, arrivederci. Mi raccomando, bambini, mi raccomando. Non fate come fanno a volte i grandi che litigano tra di loro per farsi capire e alzano la voce. Voi non fatelo perché è sbagliato. Cercate sempre di parlare e di farvi capire, di essere comprensivi, mi raccomando. Noi ci vediamo all'Epifania il 6 gennaio. Vi porto tanti dolcetti. Mi raccomando, bimbi, ciao! Andiamo, cara Befana, che ho da preparare tante cose. Ma che gentiluomo! Ti abbraccio! Ma che gentiluomo, babbo! Attenzione al gradino! No, sei proprio carino. Grazie. Sono babbo. Rovinato, Magda. Sono rovinato. Tutto fallito. Tutto finito. Basta. Anche questa trasmissione la TV. Tutto finito. Cos'è questo? Guarda. La macchinina. Quella che volevo da bambino, che mi aveva promesso Babbo Natale e che non mi aveva mai portato. Ma sì. Forse hanno ragione loro. Vieni, Magda. Ti raccompagno a casa. Chiudiamo tutto e ce ne andiamo. E adesso? E adesso... Sigla.